Allora, appuntamento con Studio Tele 4, come annunciato, è con noi, è tornato a trovarci il professor Francesco Magris. Grazie Francesco, insomma, adesso Diamoci ci conosciamo da tanto tempo, no, qui è un po' anche zona franca per dire la verità. Allora, con Francesco Magris parleremo non soltanto di Parigi. Voi sapete che io ho un'amica giornalista che lavora a Londra, Francesco Magris, che vive e lavora a Parigi, quindi insomma li sfrutto quando sono a Trieste. Però purtroppo sapete che è successo ieri a Barcellona quello che è successo, quindi noi dobbiamo incominciare da un altro, come dire, da un altro ambito ad avvicinarci quantomeno a ciò di cui volevamo parlare. Però lo facciamo, Francesco, partendo da un ragionamento che avremmo fatto comunque alla fine, ma anticipiamo un po' il discorso, nel senso che tutto quello che sta succedendo e sta succedendo con una rapidità, con una frequenza che ha veramente dell'incredibile, perché oggi è successo una cosa del genere in Finlandia, sono stati degli accoltellamenti e anche in una città della Germania. Però quello che sta succedendo trova, diciamo l'Occidente, diciamo l'Europa in questo frangente, trova un'Europa che è particolarmente debole. Che è particolarmente debole perché è un'Europa dove si parla molto di diritti, però è un'Europa che sotto altri aspetti sembra negarne di fondamentali. Certo Umberto, io innanzitutto vorrei dire una cosa. Noi pensiamo che ci sia nato uno scontro fra civiltà, in qualche modo ci hanno dichiarato guerra civiltà, chiamiamo una civiltà che può essere quella che fa riferimento all'Islam, anche se l'Islam è molto parcializzato, c'è un Islam, lo sappiamo benissimo, in qualche modo generalizzare anche queste categorie così. Io credo che in realtà qui siamo di fronte a uno smuovimento globale della geopolitica proprio. Io penso che in qualche modo la parola d'ordine oggi sia la geopolitica. Io non credo che lo grande scontro sia adesso tra l'Oriente o quello che rappresenta l'Islam e l'Occidente. Ricordiamo che c'è da qualche anno in guerra e in corso un regolamento dei conti all'interno dell'Islam tra sunniti e sciiti, e penso che tutto nasca da lì, Alberto. Cioè, nel senso che se noi vediamo anche la nuova geografia, la nuova mappa delle alleanze, vediamo Israele con il supporto di Trump che fa un patto di fatto neanche troppo neanche implicito con l'Arabia Saudita in funzione anti-iraniana, che a loro volta l'Iran sostiene la Siria, che quindi con un passaggio diventa alleata della Russia, così. Io trovo che secondo me siamo di fronte a una al venire meno delle categorie aristoteliche della logica, penso. Sì, sì. Sai, noi pensavamo prima che in qualche modo l'amico del mio amico è un mio amico, o il nemico del mio amico è un mio nemico, così. Invece adesso queste categorie vengono completamente sgretolate, no? Cioè, no, io mi chiedo, cioè noi con un passaggio siamo alleati dell'ISIS, Umberto, perché se noi pensiamo che l'ISIS è finanziato, e qui oso dirlo, non è che lo dico io, dall'Arabia Saudita, e l'Arabia Saudita è uno dei pilastri dell'Occidente in quelle regioni del Medio Oriente, così, quindi noi di fatto dobbiamo dire che con un passaggio siamo alleati all'ISIS. E non voglio adesso stigmatizzare, perché so benissimo che purtroppo la politica è fatta dall'etica della responsabilità, dall'etica della convinzione, cioè da una parte gli ideali, da una parte anche la consapevolezza di quelli che sono gli effetti della nostra azione. Ogni tanto bisogna essere un minimo di cinismo ogni tanto necessario. Però io penso che adesso, di fronte a questi terribili attentati, noi non sappiamo contro chi siamo. Io vorrei, Umberto, tu sei un giornalista, sei molto più informato di me, perché è il tuo mestiere. Io ti vorrei chiedere chi è il nostro nemico e chi sono i nostri alleati, capito? Io non lo so. Se adesso venisse un marziano e mi chiedesse, ma scusate, cerca di farmi, di fronte a una carta geografica, a farmi la partizione della geografia e del sistema di alleanze, fino quantomeno a qualche anno fa, col blocco, fino a quando il mondo era diviso in due blocchi, era molto chiaro quali erano i nemici, e anche giustamente si facevano anche delle azioni assolutamente al limite della moralità, ma almeno si sapeva chi era il nemico. Io adesso non saprei spiegarlo. C'è un nemico interno, questo sì, se voglio, c'è un nemico interno, nel senso, la civiltà occidentale, se vogliamo ragionare ancora con questi schemi che secondo me sono un po' passati, però è una civiltà che non ha più nemmeno quegli ideali, se vogliamo anche letterari, che ci erano passati
ci erano passati davanti e nei quali anche ci cullavamo, no? Noi nel senso guardavamo per esempio agli Stati Uniti come a un luogo, appunto, come un luogo dove tutti quanti dovevano essere buoni come Gary Cooper e Gregory Peck. Invece sappiamo benissimo che, adesso non voglio citare perché non sarebbe corretto, ma sappiamo che semmai sono addirittura peggio di Charlton Heston sotto certi aspetti, ma quello che è successo la scorsa settimana è... abbiamo visto determinati cartelli riapparire in Svizzera quando si vede, quando si dice ai clienti ebrei di un albergo specificatamente ai nostri clienti ebrei: lavatevi prima di entrare in piscina. Cioè stiamo tornando a cose che anche da altre parti, per dire la verità, si invoca il diritto di entrare o il diritto di tenere fuori qualcuno. Sono cose da questo punto di vista mi spaventano per certi aspetti è ancora di più, perché il problema poi è sempre quello: che cosa lasciamo a chi viene dopo di noi? Certamente, Umberto, io trovo che in qualche modo la nostra, quando parlo della civiltà, parlo ovviamente della civiltà occidentale, quella che ci riguarda, così abbiamo in qualche modo una schizofrenia totale. Da una parte, come dici tu, ci sono questi rigurgiti di populismi, anche se sul populismo andrebbe un po' analizzato la questione, perché molte volte il populismo è la reazione a delle domande giuste con delle risposte aberranti. Così. In qualche modo noi non possiamo, sai Umberto, io lo sai benissimo quali sono, però noi non possiamo subito bollare qualunque forma di reazione, anche istintiva, anche bieca, anche in qualche modo regressiva, come sono tutti i populismi, come in qualche modo una forma di ignoranza. No? Cioè, no, in qualche modo noi siamo vittime, ogni tanto, temo, io sai, sono profondamente illuminista come lo sei tu, così, ma in qualche maniera il fatto che l'illuminismo faccia coincidere in qualche modo il sapere, la cultura, con la bontà, con il bene, in qualche maniera, questa è una questione, e quindi in qualche maniera subito relegare chi reagisce in maniera sconsiderata, in maniera assolutamente inaccettabile per quelli che sono i nostri valori, che sono assolutamente intangibili, così, ma quasi una forma di ignoranza. Io penso che noi stiamo stigmatizzando tutto in nome di quello che è la nostra grande eredità, il nostro grande patrimonio, che non siamo più capaci di trasmetterlo, e allora diventa una forma di ricatto, non capito? Tu non la pensi come, tu hai questa reazione epidermica, sicuramente delle reazioni, come dicevi tu, quella della Svizzera, non vogliamo ebrei, non vogliamo omosessuali, non vogliamo, ormai c'è una costellazione di aberrazioni così, però in qualche maniera noi, invece che andare a cercare in qualche modo qual è il sintomo di questo malessere, così, noi chiamiamo noi persone che hanno avuto la fortuna di studiare, di essere in qualche modo, di appartenere sicuramente a una casta privilegiata, quantomeno così, di dire chi non la pensa come noi è ignorante. Se ci pensi, durante le elezioni di Trump sono stati subito stigmatizzati i suoi elettori, anche giustamente, come rozzi, ignoranti, di mezza età, bianchi, disoccupati. Cioè, se ci pensi, c'era una specie di pletora di capi di accusa, no? Su questo. E questo bastava per fare dell'elettore di Trump, che sicuramente aveva un malessere oggettivo, che lo esprimeva nella direzione più sbagliata possibile, perché Trump non vuole e non può dare le risposte, ma diciamo la domanda c'era. Ovviamente la domanda si rivolgeva a delle risposte che non potevano assolutamente soddisfarle. Ma noi non possiamo in qualche modo subito stigmatizzare queste forme anche di risentimento violento, becero, regressivo, così, come se fosse appunto semplicemente una forma di byproduct della nostra società. No, purtroppo è il cuore della nostra società. Noi dobbiamo capire, se noi non stiamo all'ascolto di queste persone che sbagliano nel senso della domanda, della persona, dell'istituzione verso le quali, e anche e soprattutto nella stigmatizzazione, ma noi non possiamo assolutamente... Dimmi, sì. No. Cioè, nel senso che io trovo che ci sia questa forma di cortocircuito, no? E dicevo così, da una parte, ormai il mondo di adesso, come tutti i mondi, come tutte le epoche, come tutte le epoche storiche, si divide in elite, in vincenti e perdenti. Questa è stata la storia. Così. Ci sono anche adesso i vincenti della mondializzazione, i perdenti della mondializzazione. Chiaramente, sicuramente ci sono dei perdenti sul piano economico, sappiamo benissimo che la globalizzazione ha permesso degli arricchimenti strepitosi e degli impoverimenti incredibili, così tu sai benissimo che le disuguaglianze con la globalizzazione sono aumentate in maniera vertiginosa, così, ma questo non è sicuramente un buon motivo per stigmatizzare la globalizzazione, perché anche crea appunto ponti, perché il commercio, come si diceva nell'Ottocento, le due commerce, no? Cioè il commercio è anche
dialogo e anche, sai, come si diceva, se non passano i beni, passano le armi attraverso le frontiere, quindi molto meglio che passino appunto i beni così. Però in qualche maniera si sta delineando il profilo del vincente della globalizzazione, che è una persona che aderisce in qualche modo a quella che è l'ideologia del cosmopolitismo, cioè la persona che parla le lingue, la persona che si trova dappertutto a casa sua, che sono appunto dei valori supremi così, ma che non sono condivisi dalla maggior parte della popolazione, perché tu lo sai benissimo che con la globalizzazione non c'è la mobilità delle persone, no. Cioè ci sono persone che sono costrette a rimanere nei loro paesi, quindi in qualche modo non possono partecipare a quelli che noi tutti giustamente rivendichiamo come benefici della globalizzazione, quindi lo scambio, quindi in qualche maniera la fraternità, l'egalità, queste cose qua. Purtroppo ci sono persone che non sono in condizioni di partecipare a questa grande opportunità, perché chiaramente la globalizzazione, la mondializzazione, l'apertura dei mercati, e anche non solo dei mercati ma anche dello spazio politico, culturale, è un'opportunità enorme, ma purtroppo ci sono persone che non sono in grado di... Questo ci porta, se vogliamo, proprio in Francia, non nel senso che in Francia nasce, si sviluppa, e adesso vorrei trovare il verbo per uno dei movimenti che è il lepenismo più radicali in tal senso. Per quella che è ciò che ci arriva dalla Francia, dopo il risultato delle elezioni, che pure avevano visto insomma un certo interesse nei confronti di Marine Le Pen, forse un po' prima ancora delle elezioni, poi già fra il primo e il secondo turno si capiva come andava a finire, eccetera. Però adesso come adesso, il Front National, che cosa è silente, sta cambiando? Non... Allora, sì, il Front National dopo la batosta, dunque una batosta relativa, il Front National, perché, sì. Tu hai detto giustamente, il Front National tra il primo e il secondo turno si è frantumato proprio, loro non hanno mai sperato di vincere, perché però sicuramente loro pensavano di avere un 40%, che significava appunto, attenzione, voi governate, ma la Francia... Damba, la Francia, la vera Francia di terroir, come si dice, la Francia del terreno, così, è con noi, quindi diventava uno strumento sicuramente di influenza, anche a livello di parlamentari. Certamente, sarebbe stato, c'è un sistema elettorale che non è proporzionale, quindi in qualche maniera blocca, impedisce l'entrata al Parlamento di persone che non hanno un sistema uninominale, così, però al di là di questo, poteva diventare veramente uno strumento di ricatto in qualche modo della classe politica. Il Fronte Nazionale, anche dopo la pessima, parliamo di TV appunto, tu lo sai benissimo, che Marine Le Pen ha sbagliato strategia, sì, completamente al momento del dibattito, è stata troppo aggressiva, è stata, invece che essere propositiva sul suo programma così, è stata attaccato in maniera indiscriminata Macron, che si è trovato assolutamente a suo agio, perché chiaramente niente di meglio per un politico essere attaccato da una considerata come un estremista così. Adesso il Fronte Nazionale, tornando alla tua domanda, è una resa di conti chiaramente, dopo questa sconfitta relativa, ovviamente rispetto a quelle che erano le previsioni così, si sta frantumando in correnti, c'è chi appunto vorrebbe una virata diciamo centrista, moderata, chi invece vorrebbe in qualche modo riaccelerare il processo di estremizzazione, perché in qualche maniera sarebbe quello che paga per certi aspetti, quello che permette di avere una connotazione ideologica ben precisa, ovviamente rinunciare ad avere il potere, però in qualche maniera avere sicuramente una rendita elettorale sicura, certa, anche se difficilmente incrementabile così, no? Macron è incredibile, se ci pensi. Macron in un anno ha fatto sparire il Partito Socialista, ha fatto sparire i Repubblicani, che avevano conosciuto un processo di lenta ricomposizione, tu sai, erano due anni che si sbaravano tutte cose, erano riusciti a ricreare anche questa nuova etichetta politica, perché i Repubblicani nascono dell'UMP, quindi in qualche maniera erano riusciti anche a creare l'alleanza tra il centro e la destra ovviamente quella moderata, così. Macron in un mese e mezzo distrugge tutto il panorama politico che si era sedimentato in Francia con la Quinta Repubblica, del 58. Incredibile questo, incredibile. Chiaramente, perché molte volte Macron dice hai avuto fortuna, perché c'è stato il fatto che Hollande non si è ripresentato, visto il bilancio catastrofico che si trovava a gestire alle spalle. Quello ha avuto i problemi giudiziari. Fillon ha avuto appunto, diciamo, non degli avvisi di garanzia, però si è trovato impatanato in questioni di impieghi fittizi con sua moglie come assistente parlamentare, così, quindi sicuramente ha lasciato in qualche modo un'autostrada per lui, però non basta, perché non basta giustificare, spiegare il successo di Macron sulla base degli sbagli o di avvenimenti accidentali che l'hanno favorito, no? Macron è stato sicuramente un colpo di genio e in qualche maniera ha eliminato il dibattito
politico, non c'è più. Non c'è più, sì, tu sì. Sei in francese, si dice clivage, cioè in qualche modo la tensione tra destra e sinistra, non c'è più. In qualche maniera adesso tutto è catalizzato al centro, tutto avviene al centro, anche in qualche modo le contrapposizioni ideologiche avvengono sempre all'interno del suo partito, perché ovviamente giustamente Macron molto furbamente permette anche che all'interno del suo partito ci sia la sinistra, la destra, la centrista, cioè in qualche modo ha ricomposto sempre in miniatura tutto lo scacchiere politico, e quindi in qualche modo inglobando tutto il partito. Infatti tu sai benissimo, nel suo governo ci sono membri come le Maire, tu sei il ministro dell'economia che viene dalla destra, anzi era un personaggio di spicco della destra, come tanti socialisti, così trovo incredibile. Chiaramente questo c'è da chiedersi, è forse la Francia in qualche modo all'avanguardia, cioè dobbiamo decretare la fine di una specie di bipolarismo in qualche maniera, cioè sì, le nostre democrazie occidentali sono nutrite della tensione, dell'opposizione fra destra e sinistra, che è giustissima questa opposizione, è costruttiva perché semplicemente è un conflitto di interessi, tu lo sai benissimo, la sinistra ha sempre difeso il lavoro salariato e la destra il reddito a capitale, cioè io non voglio adesso riprendere la terminologia marxista, ma tu lo sai benissimo che la politica è l'espressione di interessi in gioco, ed è giusto che ci siano certi partiti che fanno proprio la causa del lavoro salariato, come era tutti i partiti, sia comunisti sia riformisti, come dovrebbe essere anche il PD qua, e i partiti diciamo di impronta liberale, moderata e anche diciamo più spostato verso destra, che giustamente tutelano l'interesse, perché è giusto anche interpretare la dinamica delle nostre società, della nostra vita quotidiana come un conflitto di interessi. Adesso si vuole invece di colpo spazzar via l'idea stessa di conflitto. Attenzione Umberto, cioè Marx diceva che c'è alla base della società, cioè la società è conflittuale, attenzione. Conflittuale vuol dire che ci sono degli interessi contrapposti. Adesso invece si vuole sostituire a questo concetto conflittuale della società un concetto non conflittuale. Siamo tutti nella stessa barca, il tuo interesse è il mio. Io personalmente non credo a questo. Io penso che purtroppo non c'è una mano invisibile che guida la nostra società e che ci indirizza tutti verso un avvenire di benessere comune così. Io penso che il conflitto sia, come diceva Hegel in qualche modo, sia la molla essenziale, sia in qualche modo il carburante della nostra società. Perché però Macron ha perso così rapidamente consenso presso l'opinione pubblica francese, se dobbiamo credere ai sondaggi di questi giorni? Allora, dicono che soltanto povero Chirac, che a me fa un po' di tenerezza, perché adesso sta male, insomma. Sì, sta male. Però è stato un bravo presidente di politica estera, devo dire. Dicono soltanto Chirac, ma in quel caso era comprensibile, perché insomma votarono Chirac. Beh, c'era il padre, era improponibile. Perché ha perso? Allora, innanzitutto, io vorrei sulla dinamica, diciamo, del gradimento di Macron, è un po' discutibile. Secondo me andrebbe rivisto un po' quella dinamica sin dall'inizio. Macron vince, ma vince con tasso al secondo turno di astensione del 50%. No, ho capito. Quindi attenzione, bisogna rivedere un po', rifare le proporzioni così. Quindi Macron, non dico che sia un candidato che vince, come dicono i francesi, par défaut, cioè in mancanza di, nel senso peggio così. Sicuramente crea una dinamica, crea un seguito, un entusiasmo, sicuramente tante persone, soprattutto giovani, si riconoscono in questo nuovo movimento, che comunicano attraverso i social network, che in qualche modo si riveste in qualche modo anche di, al passo coi tempi, come si dice, un partito che sgiovanisce un po' quel paese così, però non ha mai avuto questo grande consenso. Sicuramente se vincere contro Le Pen era quasi obbligato, anche se pensiamo che dietro di lui Macron aveva al ballottaggio, aveva la desistenza di tutti i partiti, se non l'appoggio esplicito. E cito Mélenchon, che stendiamo un video prezioso, perché io penso che è chiaro, perché Mélenchon voleva, per Mélenchon era tanto peggio tanto meglio, quindi in qualche modo esasperare il conflitto sociale per poi in piazza prendere in qualche modo il controllo dell'opposizione frontale a Macron, così speculazione secondo me pericolosissima. Tra l'altro in Francia io penso che ci aspettiamo un autunno molto caldo, perché in qualche maniera si parla del quarto turno elettorale, il primo turno è stato il primo e il secondo, il terzo è stato legislativo, il quarto turno si giocherà per le strade, sicuramente sarà così, anche perché Macron sta
se ci pensi, una delle sue prime misure a colpi di decreti legislativi è di inasprire il Job Act, insomma, il loro codice, cioè renderlo, creare un mercato del lavoro ancora più fluido, più flessibile. Cosa vuol dire? Rimuovere di fatto quelle che sono le garanzie del lavoro subordinato, queste cose qua. E siamo al discorso più o meno che facevamo prima. E infatti, perché adesso, tu parlavi giustamente, perché adesso io trovo che l'ideologia neoliberale, che ha tanti vantaggi, perché bisogna anche riconoscere, è portatrice anche di progresso, di dialogo, così, ma ha due capisaldi. Da una parte il mercato, questa divinità escatologica, in qualche maniera, a cui tutto va riferito, in qualche maniera, perché il mercato riesce a allocare le risorse in una maniera più efficiente, il mercato è giusto, il mercato è meritocratico, in qualche maniera, così, tutte queste qualità che vengono in qualche modo attribuite al mercato, accompagnato quasi come ammortizzatore, diciamo così, l'estensione dei diritti civili, tu lo sai bene, sacrosanti, ma parallelamente a questa progressivo incremento a attribuzione dei diritti civili a sfere di comunità, di individui che per tanti anni sono discriminati, quindi si assiste alla rimozione invece dei diritti sociali, e dei diritti sociali parlo di diritti legati al mondo del lavoro. Il mondo del lavoro. Sei d'accordo? In qualche maniera io penso che il capitalismo, non avendo una morale, essendo amorale, che non vuol dire immorale, è completamente diversa. Sì. Ha bisogno, in qualche modo, innanzitutto di addolcire e di compensare introducendo anche un gradiente di apprezzamento nei suoi confronti, queste sperequazioni economiche incredibili che sta creando. E cosa lo fa? Lo fa a costo zero attraverso l'allargamento dei diritti civili. Sì. Perché se ci pensi, io per attribuire un diritto civile a una minoranza che sia non so, alimentare, religiosa, etnica, sessuale, così, basta un tratto di penna. Sì. Tu lo sai benissimo che invece, non so, attribuire un diritto pensionistico a una persona e invece mobilita le risorse che non siamo più, che nessuno vuole più mobilitare. Ma attenzione, Roberto, attenzione, i diritti civili è stato il grande progresso degli ultimi 40 anni della nostra società, quindi adesso non è che io sto dicendo, però io ho trovato in qualche maniera, se tu guardi le pagine dei giornali, le battaglie e anche le passioni che suscitano le battaglie, in qualche modo, quindi anche il coinvolgimento dei cittadini, nessuno più si occupa veramente della farina. Scusa Umberto, io ho letto, sei a Trieste, io sono l'estate, tu sei benissimo così, io ho letto che appunto una delle grandi tensioni che ha opposto i triestini era la sala dei matrimoni, se darle o non darle, la Ferriera invece, io, se tu mi chiedi adesso i 1000 operai della Ferriera dove sono hanno, non lo so, cioè nel senso che gli organi di informazione non te, attenzione. No, ma ho capito, cioè, io non vorrei che il dibattito slittasse da quelle che sono veramente le lotte di base per la sopravvivenza, sì, perché alla fine la sopravvivenza è materiale, come io d'altro canto sono convinto che quando nelle stanze del governo, da qualche governo a questa parte, quando si parla di lavoratori, si parla dei lavoratori che stanno dietro le scrivanie, non si parla dei lavoratori in tarlis. Ecco, per dire la verità. Io sono convintissimo di questo, perché insomma, se tu dici di mandare in pensione a 67 anni un infermiere, vuol dire che non hai la minima idea di ciò che un infermiere deve fare, e magari hai l'idea dell'infermiere che sta dietro il banco e che coordina, ma non ci siamo. Certamente. Abbiamo tempo solo per salutarci, purtroppo, perché dobbiamo chiudere alle 23. Non abbiamo parlato invece di Parigi, ecco, ma sì, meglio per posso, Umberto, posso dire, sì, ecco, Umberto c'ha tra passioni, lo dico ai nostri telespettatori, uno è il cinema, penso che insomma hai già dimostrato così. Poi c'è Londra-Parigi, che io non ho mai capito in quale dipende. Ogni anno cambia così. Ci vediamo a Parigi una volta ogni due anni, perché appunto lui viene ogni due anni a Parigi così, e devo dire che è lui che ha introdotto a Parigi così, andiamo, perché i parigini, chi vive a Parigi vive nel proprio arrondissement, quindi blindati proprio, cioè assolutamente c'è una scarsa premialità, difficilmente si va nelle vie dei così, musei eccetera, che io invece frequento, quindi lo porto io insomma quando quando viene la prossima volta, scusa, tra un anno e mezzo, il prossimo anno vorrei tornare a Londra. Ah, non vieni quindi, quest'anno? No, allora ti faccio la cena fra un anno e mezzo. Sì, prepara. Va bene. Grazie a Francesco Magri, grazie, per essere stato con noi, è sempre un piacere. Adesso datemi tempo soltanto di mettermi una giacca scura e poi ci vediamo alle 19:30 per l'edizione serale del telegiornale.